ho accettato il consiglio di mister Renato e mi sono trovato bene. Ciao, questi tre anni anche con tristezza quando non andava bene qualcosa, però mi sono provato, mi sono ritrovato, si può dire, mi sono ringiovanito. Io voglio dire solo una cosa, proprio alla luce di questa tarda, di questo affetto dimostrato da tutti, e io ho seguito anche gli esordienti, ho 63 anni e mi sono messo a fare anche l'arbitro, anche perché ero un ex arbitro, appunto qualche controllo perché sono in pure. Però una cosa la posso dire, oggi è 21 giugno 2017, domani è 22 giugno 2017 e ricorre il secondo anniversario della Virtus Castelfrentano ASD. Pertanto per me sarà uno sprono per continuare ancora. Il secondo anniversario della Costituzione, io me lo ricordo bene, in quanto per la mattina del 23 il giorno dopo l'atto per cogliere tra l'ufficio delle entrate per notte da pollo nel nostro complesso e domani festeggeremo due anni e per me sarà un sprono per andare più avanti, sempre avanti, e penso che io non mi fermerò mai. Grande Giocato! Grande Giocato! Hai visto la elemento fondamentale della squadra? Il suo nome è? Ovviamente se non era per un girone d'andata un po' sfortunato e con qualche problema saremmo riusciti ad arrivare sicuramente ai playoff. Il girone di ritorno è stato un girone all'altezza della situazione e si sono classificati quarti, purtroppo per qualche punto non sono rientrati nel discorso playoff della promozione. Comunque hanno fatto un grosso campionato, un grosso girone di ritorno. Quindi un merito a loro, un merito ai dirigenti che l'hanno seguito. Sì, allora la parola al sindaco. Io sarò brevissimo, ti chiedo solo una cortesia, un po' di silenzio perché non ce la faccio fisicamente a parlare. Non sono dei cinghiali, siamo ancora qua. E la nostra presenza vuole stare a significare che questa società va avanti e ovviamente noi siamo